Allora, Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, questa è l'edizione 2024 e questa è la prima tavola rotonda che si svolge nell'area Ruminanzia. Sono ormai 7 anni che diciamo, portiamo avanti questa metodologia, perché la fiera è un momento sì per salutarsi, per guardare gli stand, ma anche un momento per condividere esperienze sia empiriche che di ricerca, perché poi il progresso va avanti così. Siamo in diretta Facebook, quindi saluto chi ci sta guardando diciamo non in presenza. Questo evento quindi sarà anche registrato e pubblicato poi successivamente sul canale YouTube di Ruminanzia. A noi non interessa, vedo molti giovani, questo mi fa molto piacere perché Ruminanzia sinceramente crede molto a voi, quindi spero che vi possa essere utile per la vostra futura carriera. Ne abbiamo già parlato di questo progetto Mungilux, indicazioni pratiche per una sala di mungitura ben illuminata. Sembrerebbe, ma cosa vuoi può interessare un argomento così specialistico? Ma ormai la zootecnia è fatta di risoluzione di piccoli problemi, che però sono grandi problemi. Cioè non è che parliamo della mungitura o parliamo della zootecnia, parliamo di esperienze di ricerca e esperienze anche di sviluppo empirico di aspetti che possono essere banali, però si dice che il mare è fatto di gocce, per cui trovare delle soluzioni a delle piccole apparentemente cose permette a un'azienda di essere efficiente. Quindi io vi ringrazio, vi ospitiamo molto volentieri, quindi do la parola al professor Francesco Maria Tangorra e iniziamo a capire come questo progetto sta evolvendo. Pronto, grazie Alessandro, è un piacere poter presentare quelli che sono i risvolti del progetto che è cominciato l'anno scorso. Si tratta di un progetto che ha come scopo quello di valutare l'illuminazione delle sale di mungitura e in particolare lo sfruttamento della luce naturale. La sala di mungitura nell'azienda Zootecnica da latte è il fulcro dell'attività. Tutto il reddito che l'agricoltore produce dall'azienda viene fatto sostanzialmente in sala di mungitura. Quindi la sala di mungitura deve avere delle caratteristiche tali da poter permettere lo svolgimento di un buon lavoro, in modo tale da raggiungere un'efficienza del processo produttivo, nel rispetto ovviamente del benessere animale, ma anche dell'uomo, dell'operatore che opera in sala di mungitura. Da dove nasce questo progetto? Dall'osservazione che molto spesso le condizioni di illuminazione presenti nelle sale di mungitura delle stalle lombarde è carente. C'è una scarsa illuminazione di quello che è il compito visivo, dell'area del compito visivo, ovvero l'area di applicazione del mungitore, e quindi da queste considerazioni ne è scaturito questo progetto che è stato finanziato da Regione Lombardia nell'ambito dei gruppi operativi nell'ambito di questo progetto noi abbiamo, grazie a due aziende partner che hanno collaborato con noi a questo progetto, abbiamo eseguito una serie di rilievi sulle sale di mungitura, andando a verificare qual era lo stato dell'arte sostanzialmente, e successivamente lo scopo è quello di, acquisiti i dati di illuminamento e verificato che ci sono delle carenze in termini di illuminazione, ci siamo chiesti come possiamo risolvere queste carenze, e quindi abbiamo implementato una serie di soluzioni, di analisi prima, di simulazioni e quindi di soluzioni tecniche per rendere confortevole sotto il profilo dell'illuminazione la sala di mungitura e permettere così di svolgere un lavoro diciamo in sicurezza, in tempi rapidi, garantendo anche alle bovine un'adeguata illuminazione. Infatti uno dei
diciamo, dei motivi per cui è importante avere un'illuminazione adeguata in termini di lux, ma anche di uniformità di illuminazione, risiede nel fatto che le bovine nell'entrare in sala di mungitura sono ostacolate da cambi di luce molto repentini. E spesso questo accade nelle sale di mungitura, dove si passa magari da un'area di attesa o troppo illuminata o poco illuminata, per poi entrare sulle poste di mungitura dove le ombre generate dalle culattiere, dalla componentistica di mungitura, determina una sorta di chiaroscuro che diciamo rallenta l'ingresso delle bovine in sala di mungitura. Allo stesso modo, oltre all'uniformità, è importante garantire un livello minimo di illuminamento che la normativa attualmente in corso stabilisce in 200 lux per l'area del compito visivo. Ma innanzitutto dobbiamo definire che cos'è l'area del compito visivo, perché è importante capire quali sono le mansioni che l'allevatore, il mungitore esegue durante il processo di mungitura. Le mansioni consistono sostanzialmente nel riconoscere eventuali anomalie del capezzolo piuttosto che dei primi getti di latte, consistono nell'eseguire la routine pre-mungitura, nella routine post-mungitura e nell'esecuzione di eventuali trattamenti. Quindi tutta una serie di attività che richiedono una illuminazione ottimale dell'area di applicazione del mungitore, ovvero dell'area del compito visivo. Ma è altrettanto importante definire anche un livello di illuminamento sufficiente nell'area immediatamente circostante all'area del compito visivo. Come potete vedere in questa immagine, abbiamo definito l'area del compito visivo, l'area immediatamente circostante, che è quella che circonda il compito visivo, e l'area di sfondo, in modo tale da capire dove fosse necessario intervenire all'interno delle sale di mungitura per garantire l'uniformità dell'illuminamento. L'uniformità e il giusto livello di illuminamento della sala di mungitura è fondamentale quindi per migliorare il lavoro dell'operatore e per garantire anche livelli igienico-sanitari maggiori del processo di mungitura. Infatti, a questo proposito, la professoressa Zucali ci presenterà quelli che sono i rilievi fatti nelle due aziende partner di progetto ad oggi, quindi ci presenterà la situazione che potenzialmente noi vorremmo migliorare grazie all'implementazione di un sistema di illuminazione corretto finalizzato ad ottimizzare quelle che sono le operazioni di processo. Ti volevo, scusa Francesco, chiedere una cosa. Allora, tu stai parlando di 200 lux. Sì. Che cosa significa in pratica? Perché questo, anche quando abbiamo fatto delle cose sulla manipolazione del fotoperiodo, certo, degli allevamenti, di avere un ordine di grandezza. Certo. L'illuminamento si riferisce al flusso luminoso incidente sulla superficie. Quanto può essere? Una luce solare? 200 lux? 200 lux, la luce solare ha un valore infinitamente superiore. 200 lux corrispondono sostanzialmente, in termini pratici, alla possibilità di leggere un quotidiano senza problemi. E questa è già una bella indicazione. Questa è un'indicazione, diciamo, molto pratica, che può rendere l'idea di cosa significa avere 200 lux in sala di mungitura. Allo stato attuale, le sale di mungitura dove questa operazione è fattibile sono veramente molto poche. Tant'è che i rilievi mediamente eseguiti nel corso di questo primo anno di attività parlano nell'area del compito visivo di valori inferiori anche ai 50 lux, quindi siamo quasi nella penombra. Buongiorno a tutti, io appunto sono Maddalena Zucali, vi presenterò in pochi minuti i dati relativi alla qualità sanitaria del latte dei due allevamenti partner di progetto,
proprio per ragionare insieme relativamente ai possibili effetti che un'innovazione di questo tipo legata all'illuminazione in sala di mungitura possono avere nella pratica. I due allevamenti sono due allevamenti, diciamo, medi della realtà lombarda. Uno ha una cinquantina di animali in lattazione e uno circa 100. Appunto, vediamo poi insieme i dati relativi all'annata 2024. Sostanzialmente una sala di mungitura ben illuminata dal punto di vista appunto della realtà produttiva può avere diverse conseguenze. Una miglior possibilità, una migliore efficacia nella pulizia degli animali, una miglior condizione del capezzolo, proprio perché potendo vedere eventuali lesioni posso intervenire eventualmente sul settaggio dell'impianto di mungitura o su altre operazioni di routine, e poi ovviamente sui parametri igienico-sanitari del latte, migliorando in questo modo l'identificazione di eventuali problemi di mastite, soprattutto di mastite subclinica. Quindi vediamo un attimo alcuni dati relativi ai rilievi che sono stati effettuati nel corso del progetto. Sostanzialmente in questi grafici vediamo le due aziende con due colori diversi e vediamo dei livelli di pulizia delle mammelle, dei capezzoli e di stato appunto di percheratosi del capezzolo, che è l'ultimo grafico in basso. Sostanzialmente cosa vediamo? Gli score sono sempre, diciamo, da 1 a 4 peggiorativi, quindi livelli 3 e 4 sono livelli di sporcizia importante o di stato del capezzolo grave, non adeguato. Vediamo che effettivamente c'è spazio di miglioramento, nel senso che in particolare nell'azienda 1, quindi nell'azienda, diciamo, arancione, c'è una criticità legata alla pulizia dell'area proprio del capezzolo, che potrebbe appunto essere migliorata grazie all'innovazione che stiamo studiando e che applicheremo a breve negli allevamenti, quindi una innovazione legata all'illuminazione della sala. Guardiamo invece la realtà dei dati, diciamo, del livello di cellule somatiche nei nostri allevamenti. Allora, innanzitutto facciamo una premessa: i due allevamenti, come molti nelle nostre realtà, hanno un livello di accesso ai dati che è differente. In questo allevamento, che è l'allevamento più piccolo, abbiamo solo i dati di qualità di massa, quindi non relativi ai singoli animali. Quindi dei dati che hanno un'importanza, diciamo, un'efficacia di identificazione della mastite molto scarsa, ovviamente perché è un dato complessivo del tank di mungitura, ci danno un'indicazione complessiva. Possiamo vedere che nel corso dei mesi c'è stato effettivamente un rialzo nel periodo estivo, cosa abbastanza, diciamo, purtroppo, che può avvenire nei nostri allevamenti. L'allevatore ha identificato che c'era un problema, cosa ha fatto? Ha effettuato dei campionamenti di latte individuale, quindi abbiamo anche purtroppo un solo dato di campionamento individuale. Da questo, e identificando il problema, ha probabilmente agito di conseguenza. Infatti vedete che l'ultimo controllo è effettivamente molto meno, diciamo, un livello di cellule somatiche molto più basso, quindi probabilmente è riuscito a intervenire positivamente sulla gestione di alcuni animali un po' critici. Che cosa però possiamo vedere dal controllo, diciamo, individuale? Vediamo che circa un 30% degli animali aveva un livello di cellule somatiche maggiore di 200.000, quindi, diciamo, campanello d'allarme per un discorso di mastite subclinica, e quindi sicuramente spazio di miglioramento c'è. Vediamo i dati della seconda azienda. Questa seconda azienda è l'azienda un po' più grande, che è iscritta ai controlli funzionali e quindi può avere un monitoraggio effettivamente quasi mensile della sanità dei singoli animali, e questo dà molti vantaggi in termini proprio di comprensione di ciò che sta succedendo in allevamento.
che cosa possiamo vedere? Che i dati, diciamo, medi, complessivi, sono assolutamente ottimi, nel senso che non si raggiungono le 200.000 cellule nel latte di massa, però anche qua, se andiamo a vedere la percentuale di animali con livelli di cellule somatiche maggiore dei 200.000, abbiamo un valore che va, diciamo, dal 20 al 35% a seconda dei mesi. Quindi anche qui c'è possibilità di migliorare. Abbiamo una maggiore monitoraggio della situazione attuale, quindi dal punto di vista sia scientifico ma anche tecnico abbiamo qualche chance in più di poter valutare effettivamente il miglioramento portato dall'innovazione che vogliamo proporre. Ecco, un altro ragionamento che volevo fare con voi erano gli effetti di questa indubbio ovviamente vantaggio nel limitare le problematiche sanitarie sui nostri animali. Un effetto legato a un ragionamento un po' più ampio che nel progetto abbiamo intenzione e stiamo appunto valutando, cioè l'impatto sulla la sostenibilità ambientale dei nostri allevamenti. Allora, è sicuramente un argomento molto, molto attuale, col quale per forza di cose tutti come dire, gli attori della filiera si stanno scontrando. Volevo appunto lanciare un messaggio legato alla pratica, no? Allora, possiamo con questa innovazione, speriamo con questa innovazione di migliorare la sanità dei nostri animali, quindi il loro benessere sicuramente, ma studi scientifici ci dicono che se riusciremo a farlo avremo un vantaggio anche a livello ambientale e, ho messo tra parentesi, economico, perché ovviamente potremo avere una migliore utilizzazione degli input, quindi animali che riescono a convertire l'alimento in modo più efficace perché stanno meglio, avremo minor perdite legate alla non produzione di latte nel caso di animali mastitici, avremo una riduzione del latte scartato nel caso di latte appunto non adatto alla vendita, e avremo una riduzione della riforma involontaria legata ad animali cronici. Questo cosa vuol dire in termini ambientali? Vuol dire di fatto un'ottimizzazione del sistema che deve essere visto proprio a 360 gradi, e quindi studi, appunto qui vi riporto studi scientifici che hanno ipotizzato, hanno valutato una possibile riduzione dell'impatto ambientale, quindi dei chili di CO2 equivalenti se consideriamo l'emissione di gas climalteranti, che va dai 2,5 al 12%, quindi anche a delle riduzioni veramente importanti. Ovviamente dipende dalla situazione di partenza dei nostri allevamenti, dipende dalla gravità del problema, diciamo, mastitico, subclinico, clinico, però insomma è uno degli ambiti su cui non possiamo tralasciare un lavoro se vogliamo avere allevamenti meno impattanti, quindi più sostenibili. Ecco, per concludere, sicuramente gli effetti positivi di questa innovazione, speriamo di verificarli a breve, però sono molti, possono essere molti, quindi legati alla sanità, al benessere animale, legato alla qualità igienico-sanitaria del latte, che ricordiamo vuol dire anche maggior resa di caseificazione, quindi ad esempio queste aziende che conferiscono per la caseificazione vuol dire anche un guadagno per la latteria o il caseificio che trasforma il latte, e vuol dire appunto, può voler dire anche una diminuzione dell'impatto ambientale. Ecco, ultimo messaggio che ribadisco è: per poter migliorare, la cosa più importante, il punto di partenza, è poter misurare la situazione, quindi misurare l'illuminamento, misurare la qualità del latte, sono i punti di partenza per poter dire bene, scelgo di fare un'innovazione, spendo dei soldi, ma poi posso avere effettivamente un riscontro del vantaggio, sicuramente economico come prima cosa, ma anche ambientale. Con questo passo la parola, ecco. Sì. Volevo dirti una cosa, Maddalena. Certo, credo che anche non sia marginale il dare agli operatori, quindi ai lavoratori delle sale di mungitura, anche un ambiente di lavoro più confortevole, che questo migliora. Se lavori in un ambiente bello, un ambiente
dove ci vedi bene, perché ci passi tante ore al giorno, penso che non sia male, no? Questo aspetto di qualità della vita che ormai sta ricorrendo in tutti gli ambiti zootecnici, sia degli operatori che dei proprietari. La possiamo, diciamo, incasellare sotto una sostenibilità sociale, no? Okay, esattamente. Quindi il lavoratore, che è sempre più difficile da trovare in ambito agricolo zootecnico, viene anche invogliato ad esserci, a lavorare bene, se c'è un posto di lavoro accogliente. Quindi sicuramente anche l'accoglienza dal punto di vista di design e di, quindi illuminamento è fondamentale. Quindi credo che se questo venisse applicato su larga scala potrebbe portare un cambiamento. Ecco. Ok, grazie. Allora adesso abbiamo Francesco. Sì, no, mi allaccio a questo considerazione per introdurre un po' più nel dettaglio quello che è il progetto, perché l'innovazione di questo progetto parte proprio, Maddalena faceva riferimento alla misurazione, proprio al rilievo delle sale di mungitura e alla modellizzazione in tre dimensioni, perché l'innovazione, la forza di questo progetto sta proprio nell'approccio, che è diverso rispetto a quanto fatto fino ad ora. Infatti, se consideriamo l'immagine che vedete, questa è una delle stalle con la sala di mungitura che è stata modellizzata attraverso un CAD e attraverso questo applicativo che evidenzia il percorso del sole nelle diverse stagioni, abbiamo potuto verificare quando la sala di mungitura andava in ombra o ricevesse illuminazione diretta o indiretta del sole. Infatti, se facciamo partire l'animazione, vedete che mano a mano il sole percorre il proprio arco, noi abbiamo un'illuminazione della sala di mungitura che cambia radicalmente. Perché questa analisi è importante? Perché noi, quando parliamo di illuminazione delle sale di mungitura, in generale delle stalle, facciamo riferimento principalmente alla illuminazione di tipo artificiale, che risolve molti problemi, ma ha un impatto economico di un certo tipo. Quindi lo scopo del progetto è anche capire fino a che punto possiamo sfruttare la luce naturale per ridurre l'impiego della luce artificiale, ovvero il punto di vista deve essere non la luce artificiale come primo elemento di illuminazione, ma illuminazione artificiale come compensazione della luce naturale. Ora, se possiamo passare anche alla seconda azienda, ovviamente ogni azienda ha uno orientamento diverso rispetto all'orizzonte, e quindi qui la simulazione che stiamo vedendo fa riferimento al periodo estivo, quindi dobbiamo tener conto di quelle che sono gli orientamenti della stalla, della sala di mungitura nello specifico caso, e partire da lì per capire come poter integrare la luce naturale con la luce artificiale. Quindi il punto di vista si ribalta, cioè cerchiamo innanzitutto di sfruttare la luce naturale anche per i benefici effetti che la luce naturale ha sull'uomo e sugli animali, permettendoci di svolgere un lavoro in modo migliore. Infatti, se andiamo a vedere adesso un attimo le sale di mungitura, sono state modellizzate, andiamo nell'interno, anche nell'interno abbiamo riprodotto quelle che sono le sale di mungitura con i dettagli degli impianti e di tutta la componentistica presente all'interno della sala di mungitura, per capire quale fosse l'impatto di questa componentistica sull'illuminazione delle sale. E abbiamo come prima cosa simulato un nuovo impianto di mungitura, cioè abbiamo sviluppato soluzioni tecniche innovative, così come per quanto riguarda la componente artificiale della luce,
così come alcuni interventi che potenzialmente potrebbero massimizzare lo sfruttamento della luce naturale. Lascio quindi la parola alla dottoressa Eghina, che entrerà nel dettaglio di queste elaborazioni facendoci capire come attraverso un approccio di questo tipo sia possibile arrivare ad una corretta illuminazione delle sale di mungitura. Buongiorno a tutti, grazie professore. Notiamo come nell'azienda 1, partiremo dall'azienda 1, quella con un pochino più piccola, con 50 animali in lattazione. Questa è una visione dall'interno, riconosciamo quelli che sono i gruppi mungitura, le centraline. Al momento andiamo a fare un attimo un focus su quello che è l'idea del nuovo impianto di illuminazione. Quindi sono state posizionate delle lampade a LED, questo perché comporta la possibilità di una riduzione di consumo energetico insieme alla possibilità di creare delle luci LED secondo le nostre necessità. Il LED si presta a avere diverse temperature del colore, quindi una luce più calda o più fredda, possiamo utilizzare il LED in una maniera direzionata, quindi andare a puntare la luce artificiale sui nostri punti. Questo serve proprio per andare a compensare la luce naturale che non arriva. Una posizione che abbiamo pensato per mettere le luci sono proprio, ve le evidenzio, le luci sotto la culattiera. Queste sono delle luci direzionate verso la mammella, così non illumina l'occhio del mungitore e dell'operatore, ma allo stesso tempo illumina bene quella che è la mammella e il capezzolo, permettendo un'ispezione dei primi getti del latte e proprio del capezzolo per la prevenzione e il controllo igienico-sanitario dell'animale. Altre posizioni delle lampade che sono state pensate, per esempio, sono dei faretti che vanno a creare un ambiente, un'uniformità proprio per l'animale che entrerà dalla sala d'attesa alle poste. Questo permette all'animale di non avere effetti ombra o effetti di cambio di luce che li bloccherebbe. Avendo un'illuminazione continua, un'uniformità di illuminamento, l'animale prosegue tranquillamente ed entra in posta senza subire anche stress. Altre posizioni in cui sono state messe le lampade per andare a compensare sono sotto le poste. Anche questo permette all'animale di non essere illuminato direttamente negli occhi, ma all'operatore di avere una buona uniformità di illuminazione sul suo compito visivo, che è proprio quello sotto l'animale. Nella seconda azienda, scusate, questa è la seconda azienda, anche qua ha una forma leggermente diversa, quella di prima era una spina di pesce, questa è una parallela, quindi le ombre si creano in un modo diverso, di conseguenza le lampade sono state impostate e posizionate in una maniera diversa. Il concetto della sottoculattiera rimane perché è una posizione spesso buia e che va a è necessario quindi andare ad illuminarla. Un'altra posizione che è stata per esempio in questo caso trovata sono queste, ve le faccio vedere più, ok, insieme, queste lampade verticali che non danno illuminare l'occhio dell'animale, ma allo stesso tempo illuminano quello che è il sotto dell'animale. Anche qui sono stati pensati dei faretti direzionabili per andare a creare tutto l'ambiente illuminato nella maniera corretta e uniforme, proprio per compensare quella che è la luce naturale. Per quanto riguarda la luce naturale, tornando nell'azienda 1, l'azienda 1 presenta un'esposizione esattamente nord-sud, vediamo il complesso aziendale nell'insieme, quindi questo permette che questa azienda riceve sulle finestre della sala mungitura il sole da est a ovest, quindi permette di avere tutto l'arco solare sopra. Per implementare l'ingresso della luce solare sono state aperte quelle che sono le finestre presenti, al momento erano, come vedete la prima, no? Erano metà sull'apertura, sul muro, sono state create delle vetrate. Le vetrate sono state poi arricchite da delle veneziane, queste permettono di direzionare meglio l'entrata del sole, allo stesso tempo dall'interno l'animale fuori non viene distratto da quelli che sono i movimenti, perché in questo caso c'è il fienile di fronte, quindi l'ingresso e l'uscita di mezzi potrebbe creare all'animale dei blocchi proprio perché non conoscono quello che c'è fuori. Questo rende all'animale una visione un pochino più offuscata e quindi non si concentra sull'esterno.
Proprio, ed è stata aggiunta un'altra vetrata che al momento non è presente sull'altro lato libero, proprio per aumentare l'ingresso, i punti d'ingresso della luce solare. Per andare a sfruttare tutto il resto della giornata in cui il sole non è alla destra della sala mongitura, sono stati aperti sul tetto dei cupolini, delle aperture di vetro che andranno a permettere durante il movimento del sole l'ingresso sempre della luce. Sui cupolini, il lato di sinistra all'interno è stato creato una superficie specchiata. Questo permette di catturare i raggi del sole e direzionarli in base all'inclinazione di questo pannello all'interno del locale a noi interessato. Questo permette, avendo le aperture su tutta la superficie del tetto, un'uniformità che si mantiene durante la giornata, durante il passaggio della luce solare. Un'altra soluzione nell'azienda 2. Le prove dei cupolini sono state fatte sia a 45 che a 30 gradi proprio per capire qual era l'inclinazione della superficie specchiata per introdurre maggiore luce naturale e di conseguenza ridurre la luce artificiale. Nell'azienda 2 la soluzione dei cupolini non è fattibile perché il tetto presenta delle travi e non potendo... Aspettate, ok. Okay, questa è l'azienda 1... Ok, il tetto dell'azienda 2 presenta delle travi, come notate qua in alto, quindi questo non permette di fare delle aperture su tutto il lato corto del tetto perché mancherebbe la capacità strutturale. Quindi le aperture sono state fatte a forma di sfera con una semisfera che permette anche qui l'entrata della luce naturale durante tutto il movimento del sole, come abbiamo visto dalla simulazione precedente, essendo curvo mantiene l'ingresso, è sempre un materiale trasparente e il materiale interno del tetto è stato creato specchiato, quindi abbiamo ricreato la superficie specchiata in questo, all'interno. Questi vengono definiti tubi di luce proprio perché vanno a creare un tubo, direzionare la luce solare in un tubo di luce che all'interno si specchierà come se fossero delle lampade, ma è la luce naturale che sta entrando. Anche qui è stata utilizzata tutta la superficie del tetto disponibile proprio per andare poi all'interno a creare un'uniformità di illuminamento. Parlavi Alessandro prima anche di edifici belli. L'utilizzo delle superfici vetrate permette anche di rendere, innanzitutto di creare un continuo tra interno ed esterno e quindi una percezione di quello che è l'ambiente esterno diverso. Mungere non significa necessariamente rintanarsi in un luogo buio, freddo, ma la mungitura, essendo già di per sé un'attività dura che si svolge in momenti della giornata particolari, mattino presto, sera tardi, eccetera, necessita di avere un ambiente confortevole e attraverso l'utilizzo delle vetrate, permettendo alla luce di penetrare in questi ambienti, si migliora anche l'umore degli operatori e questo contribuisce tanto all'efficienza del processo produttivo, perché se si lavora bene, se si ha il giusto comfort, si produce anche meglio. E se torniamo un attimo all'altra azienda, il fatto di esteticamente la sala di mungitura diventa ancora, oltre che bella, diventa il centro d'attenzione all'interno dell'azienda. Chi visita il centro aziendale riconosce in una struttura del genere una bella struttura luminosa che diventa un po' a marcare un po' quello che è il fulcro dell'azienda e del discorso che facevamo prima. L'utilizzo delle luci artificiali, cioè attraverso la combinazione di queste nuove luci e della loro sistemazione in particolari punti della sala unitamente alle vetrate e ai cupolini permette di raggiungere un'uniformità totale all'interno dell'azienda, soddisfando quelli che sono tutti i requisiti di legge, normativi, e permettendo così di risolvere quello che è il problema. Certo, non sono degli interventi di poco conto,
però considerando che la sala di mungitura è la parte più importante dell'azienda da latte e i mungitori, gli allevatori ci passano parecchio tempo all'interno, secondo noi merita anche un'attenzione diversa in termini progettuali. Condivido molto questa cosa che hai detto, Francesco, cioè il fatto della estetica funzionale. Noi auspichiamo, poi in questi giorni di fiera parleremo, il sabato ci sarà l'ultima tavola rotonda dove parliamo come raccontare gli allevamenti alla gente. Voi sapete che non abbiamo un bel rapporto in questo momento con l'opinione pubblica e gli allevamenti non hanno una buona reputazione. Però io personalmente credo, ma tutta la redazione di Ruminanzia, che se la stalla è bella, bella nel senso l'estetica funzionale, è visitabile, senza che appunto la sala di mungitura rappresenti non so quale girone dell'inferno oppure quelle cose buie e che comunque creano inquietudine, io credo che abbia un valore anche economico indiretto, oltre che quello diretto. Però poi c'è un'altra domanda, ma ve la faccio poi alla fine. Allora, come vogliamo proseguire? Lucio, la tua esperienza ultra pratica. La mia esperienza, ormai felicemente ritirato, ma faccio ancora qualche lavoretto di consulenza. Negli anni ho collaborato spesso e volentieri con Tangorra e con Maddalena e abbiamo fatto molti lavori in sala di mungitura. E la problematica della luce è una problematica, diciamo, internazionale, perché se noi prendiamo come spunta il foglio di rilevamento del TIC score o dell'Igen score dei capezzoli proposto dalla Pamela Rueg, che è il numero uno riconosciuto a livello mondiale, la prima riga c'è scritto dotatevi di pila. Quindi l'illuminazione per l'osservazione nella parte più nel piano della mammella, che è coperta, è veramente una problematica internazionale e l'operatore deve avere una ottima visibilità di quello che deve fare costantemente per più ore al giorno ed è di fondamentale per lavorare al meglio, perché di solito quando uno dice hai poca luce in sala di mungitura, cosa fanno? Raddoppiano le lampade sulla groppa, la groppa si abbronzano, le abbiamo vacche abbronzate, ma il buio alla mammella rimane sempre tale. Per cui è proprio un discorso di luce che viene applicata all'ambiente. E ritorno al famoso discorso, avendo lavorato tanti anni in sala di mungitura, è un ambiente non facile. Si parla molto di benessere animale, io mi sono sempre risentito perché secondo me prima ci deve essere il benessere dell'operatore come valore generale e un ambiente pulito, luminoso, senza spigoli, senza tubi di ferro dannosi eccetera eccetera, rendono l'ambiente di mungitura sicuramente più meno difficile. Certamente condivido su questo, ma poi anche io mi permetto di dire anche, cioè in sala di mungitura oltre alla diagnostica delle malattie della mammella c'è anche la diagnostica della malattia del piede, perché è il luogo ideale per raccogliere per esempio la prevalenza della dermatite digitale, perché contarla in stalla è complicato anche perché hai i piedi sporchi, però avercele lì, che gli operatori che anche solo segnano qual è la prevalenza della dermatite, ce l'hai a pochi centimetri, secondo me è molto importante. Calcolando che appunto nella sala di mungitura tradizionale è veramente ormai quasi l'unico momento in cui si osserva l'animale da vicino, per cui appunto il discorso di piedi è sicuramente di sanità, bisogna osservare. E poi certe volte viene anche utilizzato per fare dei trattamenti sanitari, per cui bisogna avere cura di dove si mettono i medicinali, i farmaci, dove vengono appoggiati, come vengono inseriti
nello spintiere del capezzolo. Bisogna avere proprio l'ominosità per operare al meglio. La qualità viene fatta da piccoli particolari. Questi sono particolari molto importanti. Sentiamo anche la tua, ci diamo del tuo ovviamente, sentiamo il tuo parere, la tua opinione, la tua esperienza su questo progetto. Io ho partecipato in questo progetto e mi sono occupato con Francesco in particolare dei rilievi luminotecnici nelle sale. E sono saltate fuori effettivamente le tematiche interessanti, vuoi perché c'è davvero una disuniformità all'interno delle sale che nonostante non siano di dimensioni colossali quelle che siamo andati a monitorare, a livello proprio di illuminazione fra l'ingresso degli animali, la sala d'attesa, la fossa del mungitore, la zona dove vi è il filtro del latte e via dicendo. Quindi in un ambiente così circoscritto abbiamo trovato veramente delle grosse disuniformità a livello di illuminazione. E sono venuti fuori anche alcuni aspetti molto pratici, cioè il poter disporre di un'illuminazione di fatto omogenea, soprattutto nella zona di lavoro dell'operatore, aiuta anche a ridurre eventuali infortuni che si possono comunque verificare. Non dimentichiamo che l'animale si trova in qualche modo vincolato per il periodo di tempo per la mungitura, viene ovviamente pulito, subisce il pre-dipping e tutto quello che deve essere la routine di mungitura, non sempre l'animale è sereno, quindi la possibilità di osservare, di vedere bene quello che si sta facendo, a mio parere ha anche una funzione molto importante dal punto di vista ergonomico e anche di sicurezza del lavoro, e che non va certamente trascurato perché insomma sappiamo tutti che rischi si possono correre. E altro ambito interessante, ad esempio, la scaletta di accesso alla fossa. Anche questa abbiamo osservato che spesso e volentieri è in un ambito, in una zona un po' scura, un po' in penombra anche lì. E non succede mai niente, però può succedere che per disattenzione, per stanchezza, per mille ragioni, si possa incorrere in qualche inconveniente. Quindi l'illuminazione crea, come si è detto, un ambiente confortevole dal punto di vista del lavoro, e questo chiaramente avvantaggia anche da un punto di vista del piacere di svolgere una mansione così importante, ma soprattutto mette anche al riparo da problematiche di tipo infortunistico che si possono anche verificare. Quindi questo è un altro aspetto su cui abbiamo insistito nell'ambito di progettazione del Mungilux, proprio fra i requisiti che vorremmo andare ad esplorare nel corso del progetto, assieme a tutti gli altri aspetti produttivi che sono stati ben raccontati dai miei colleghi. Molto, molto interessante. Posso aggiungere a quanto ha detto Aldo un altro aspetto importante, riguarda il filtro del latte. Così come la scalette sono poco illuminate, arrecando quindi una certa pericolosità ai movimenti, un'altra area disattesa sotto il profilo dell'illuminazione è l'area del filtro del latte, ovvero il vaso terminale filtro del latte. E questo è un aspetto invece molto interessante, perché l'analisi del filtro del latte è un modo molto pratico per capire quali sono le condizioni di stabulazione degli animali e se ci sono dei problemi a livello della mammella. La presenza, ad esempio, di residui di lettiera, cosa ci dice? Ci dice che probabilmente la stabulazione deve essere controllata e al tempo stesso la mungitura deve essere la routine di mungitura perfezionata. Però attenzione, perché quando parliamo di routine di mungitura nel processo, la routine di mungitura non può risolvere casi di mal stabulazione, cioè la routine di mungitura risolve i problemi se partiamo da mammelle relativamente pulite, ma se noi abbiamo in allevamento problemi di stabulazione per cui abbiamo mammelle molto sporche, non ci sarà routine di mungitura che potrà risolvere questo problema. Quindi anche poter controllare quelli che sono, ad esempio, il filtro del latte, verificando proprio la presenza di residui di lettiera piuttosto che di frustoli, di residui, diciamo, nel latte, ci consente di valutare anche di realizzare meglio il processo produttivo. E quindi è importante anche che quest'area della sala di mungitura sia ben illuminata,
per fare, per realizzare un'ispezione. Cioè dobbiamo in un certo senso rendere confortevole l'esecuzione di semplici operazioni che possono cambiare di molto l'effetto del processo. Volevo chiedervi una cosa, poi apriamo una discussione se vi va. Anche da Facebook stiamo controllando se ci sono domande a cui rispondere. Allora, mi sembra di capire che rispetto allo scorso anno avete fatto un importante passo in avanti, importanti passi in avanti. E a questo punto c'è anche lo sviluppo professionale, cioè una ricaduta tecnologica però intesa soprattutto come ricaduta professionale, cioè persone che possono essere interpellate dal costruttore della sala di mungitura o persone che possono essere interpellate per fare un audit. Vediamo la sala di mungitura se l'illuminazione è sufficiente e soprattutto è ben posizionata. In questa fase, diciamo, di chiamo sviluppo tecnologico, ci siete già arrivati? Sarà prossima? Cioè creare dei professionisti che uno può telefonare e dire: senti, secondo me la sala non va perché c'ho una serie di problemi, mi puoi fare un audit? Sì, questo è un aspetto che il progetto in un certo senso contempla, perché tra i prodotti della ricerca ci saranno anche lo sviluppo di linee guida per la progettazione e la realizzazione di un impianto di illuminazione ottimale. A questo proposito, vedete in questa simulazione l'uniformità raggiunta all'interno l'uniformità raggiunta all'interno della sala di mungitura. Vedete che in tutti quelli che sono i compiti visivi, sia orizzontali che verticali, che l'area di sfondo e l'area immediatamente circostante, abbiamo dei valori di uniformità di illuminazione che superano ampiamente quello che è il minimo normativo. Quindi si può, attraverso una corretta progettazione dell'illuminazione, un'integrazione della luce naturale con la luce artificiale, raggiungere quelli che sono i requisiti normativi. Quindi in questo senso sarà importante veicolare queste informazioni affinché abbiano la massima diffusione possibile, e in questo senso la produzione di linee guida può aiutare anche il discorso di audit e di miglioramento, quindi, di quelle che sono le condizioni di illuminazione della sala di mungitura. Ci sono domande da parte vostra o considerazioni? Mi sembra di capire che questo è anche un possibile nuovo canale di lavoro per il futuro. Noi veniamo, soprattutto noi senior, molto senior, da un sistema di lavoro abbastanza standard, no? Cioè, ti lauri in veterinaria e curi gli animali, ti lauri in scienze agrarie, eccetera. Però alla fine si stanno definendo ormai delle aree, cioè io allevatore ho bisogno di uno iperspecializzato che mi dice se la sala di mungitura è costruita correttamente, se posso fare delle modifiche per quello che è, chiaramente valutandone i costi, ma con il LED rispetto all'alogeno o le lampade a tungsteno è un altro mondo. Io mi ricordo quando si parlava di gestione del fotoperiodo, ti fermavi perché con le lampade alogene guardavi la bolletta dell'Enel, se lascia perdere, lasciali al buio che è meglio. E quindi ci possono essere, diciamo, queste competenze nuove che si affacciano. Se avete domande, approfittatene. Ah, ok. Abbiamo qui una domanda da Facebook del collega Gerardo Siga. Lui è un collega veterinario, è il presidente dell'associazione dell'AOP di Pestum, quindi parliamo di bufale da latte, che ci chiede da Facebook: complimenti, interessante sapere se con una migliore luminosità corrisponde un incremento dell'ossitocina, cioè se questo aumento arrivare ai 200 lux può fare questo. Vedo Maddalena che mi brillano gli occhi. Gerardo,
Non li vedi, ma gli brillano gli occhi. Esatto. Beh, questo è un quesito, diciamo, di ricerca abbastanza interessante e anche abbastanza dispendioso da valutare, però in effetti potrebbe essere una valutazione da fare anche indirettamente, valutando la modalità di emissione del latte, quindi la percentuale di curve bimodali che abbiamo nei nostri allevamenti, per valutare indirettamente, senza misurare l'ossitocina effettivamente emessa, ma misurandone l'effetto su un'emissione disturbata o meno del latte. Quindi sicuramente può essere un'ulteriore indagine da fare nel momento in cui verranno montate queste innovazioni presso gli allevamenti. Quindi magari, Francesco, dici due parole del passo successivo che ci aspetta nei prossimi mesi. Sì, volentieri. Il passo successivo è proprio quello di realizzare il nuovo impianto di illuminazione sulla base delle raccolta dei dati, delle considerazioni che abbiamo fatto in questi mesi. L'intervento riguarderà l'impianto di luce artificiale, lasciando invece quello che è lo sfruttamento della luce naturale per ora una simulazione, e lasciando quindi eventualmente agli allevatori poi la possibilità, essendo la strada tracciata, di realizzare e di implementare anche l'aspetto di illuminazione naturale. Quindi i prossimi 6 mesi di lavoro consisteranno proprio nell'installare e nel provare sul campo quello che le simulazioni ci hanno detto essere corretto, verificando non solo dal punto di vista illuminotecnico quanto funziona, ma anche facendo quei rilievi sulla qualità del latte e sulle tempistiche di lavoro, per confrontare quelli che sono i tempi e la produttività della sala di mungitura in condizioni attuali, quindi di scarsa illuminazione, con quelli che saranno, una volta raggiunta, il livello corretto di illuminamento e la sua uniformità. Mi permetto di suggerirvi una cosa. Noi vediamo adesso c'è una forte diffusione della mungitura automatica, quindi robot di mungitura. Tra i vari fattori che in qualche modo concorrono a non avere i giusti passaggi, quindi il numero delle giuste mungiture medie giornaliere, c'è anche l'illuminazione dell'area dove sono posti i robot, come era un tempo il problema dell'illuminazione dove erano gli autoalimentatori, quando c'erano i self-feeder negli allevamenti. A volte non c'era un accesso corretto, perché si passava, come diceva il professor Tangorra, da una luce intensa a una luce bassa, e nel comportamento della bovina da latte questo non va bene. Loro si spaventano di questo, per cui magari, che ne so, all'edizione 2030 delle fiere zootecniche internazionali di Cremona potremmo anche affrontare l'aspetto dei robot di mungitura, l'illuminazione dell'area. Ci stiamo lavorando al proposito, nel senso che il passo successivo è già in essere, ma prevede rilievi in aziende robotizzate di quelli che sono l'illuminazione di fronte alla macchina, anche per integrare quelle che sono in questo caso le linee guida, perché quando si parla di mungitura robotizzata si fa molta attenzione a definire un'area di rispetto di fronte al robot che sia di almeno 5 metri con la presenza di abbeveratoi, ma dobbiamo integrare queste buone, diciamo, queste linee guida con una corretta illuminazione dell'area antistante la macchina. Il robot di mungitura, per funzionare bene, deve essere facilmente riconoscibile e facilmente raggiungibile dalle bovine. Quindi bene gli spazi, bene la presenza degli abbeveratoi, ma altrettanto bene una corretta illuminazione dell'area antistante la macchina. Quindi è di fondamentale importanza nella progettazione di un nuovo impianto. L'impianto di mungitura forse è il punto più costoso di una realizzazione di una nuova stalla. Il progettare e analizzare anche questo fattore può essere ulteriormente vincente. Poi, parlando di tecnici senior, la mia esperienza e il mio primo colpo d'occhio
lo facevo nella sala del latte. Uno entrava nella sala del latte dove c'è il tank di refrigerazione del latte. È come quando uno va a prendere la macchina, adesso non si comprano più macchine, non è molto favorevole, ma la concessionaria, uno entrava in una concessionaria, era ampia, pulita, in ordine, con tutte le macchine belle, lui aveva un'idea. Tu entri in una sala del latte che è ben areata, illuminata e pulita, ti già dà un concetto della gestione generale dell'allevamento. Troviamo di tutto e di più nella sala del latte, ma nella mia esperienza uno apre una sala, lì è l'ufficio vendite, lì c'è il prodotto che si vende, lì si vede la cura con cui viene trattato il prodotto latte. Sono assolutamente d'accordo. C'è un'altra un'ultima domanda. Giacomo Vinante, che saluto, grazie dell'intervento. In molte aziende che conosco, anche non zootecniche, si è tornati al neon, in quanto si diceva che il LED stancava gli occhi. Una domanda intrigante. No, allora, la scelta del LED è stata l'insieme... Allora, il LED sicuramente presenta delle caratteristiche che devono essere ottimizzate, devono essere equilibrate. Un LED troppo potente con una luce troppo fredda stanca l'occhio umano quanto l'occhio animale. La posizione del LED, l'intensità della luminosità, la temperatura del calore, quindi appunto quella che viene considerata luce calda o fredda, cambia su quello che è l'occhio umano e su quella che è proprio la percezione anche dei colori, delle profondità. Lavorando poi noi su un materiale che è il latte, un prodotto latte che è bianco, per esempio l'utilizzo di luce molto fredda, tendente a quella del neon, perché rispetto all'alogeno, che è una luce più gialla, il neon spesso tende al bianco. Lavorando su un prodotto bianco, questo ci limita nell'individuare quelle che sono magari delle anomalie del colore, della consistenza, la presenza di materiale, di sangue, di granuli nel latte. Quindi il LED sicuramente ha tante caratteristiche che vanno equilibrate. Una volta trovato l'equilibrio tra queste caratteristiche, è quello che si presta meglio, perché appunto si può adattare non solo a livello aziendale, a livello di posizione, anche a livello dell'animale che si tratta, perché ogni animale, come l'uomo, hanno i loro punti di luce, vediamo in una maniera diversa, tendiamo a vedere dei colori in maniera diversa. Quindi è proprio questa, la scelta del LED è ricaduta per questo motivo. Posso aggiungere una piccola cosa? Un altro aspetto che non abbiamo raccontato perché il tempo è sempre tiranno è quello dell'abbagliamento, cioè molto spesso non dobbiamo confondere il fatto che la luce non vada bene con il fatto che sia posizionata male, perché il fenomeno dell'abbagliamento è un altro aspetto che va attentamente considerato. Infatti nella progettazione di questo impianto di illuminazione abbiamo curato in particolare la direzionalità della luce laddove era necessaria, proprio per evitare il fenomeno di abbagliamento. Quindi sicuramente ci sono tante possibilità per realizzare un impianto di illuminazione. Tra le varie cose non va trascurato il posizionamento delle luci. Ad esempio, queste luci che noi abbiamo previsto per la sottoculattiera sono caratterizzate da una direzionalità tale da colpire solo la mammella senza interferire con l'occhio umano. Ok, io vi ringrazio perché ci avete dato delle indicazioni anche estremamente pratiche. Quindi se avete novità, il prossimo, vi diamo l'appuntamento a giovedì di un anno ad adesso per ulteriori aggiornamenti. Poi vi invitiamo, voi soprattutto, ma anche i relatori. Abbiamo fatto questo concorso fotografico, l'avete già fatto, perfetto. Questo ha un obiettivo non tanto di fare colore, quanto abbiamo chiesto agli allevatori di fare delle foto dei loro allevamenti, ma foto che possano in qualche modo dare qualcosa alla gente comune, comunicare gli allevamenti alla gente. Noi faremo sabato, in chiusura di questa fiera, una tavola rotonda dedicata a come raccontare gli allevamenti alla gente, che concluderemo
questa è una selezione di 30 scatti su 150 che ce ne sono arrivati, e di questi ne vincerà uno come al solito. Grazie.